Oggi siamo stati inseguiti da un branco di scimmie assassine e ora ci troviamo spersi nella foresta. Non so se riusciremo a salvarci. Il mio amico Uccello Bonzo ha portato un secchio e pretende che io contatti l'hotel utilizzandolo come telefono. Penso che stiamo diventando pazzi, aiutateci! È sicuramente quello l'albero che nasconde il tesoro. Siete pronti, miei compari? Sì, sì, sì. Saliamo. Benissimo. Ahia, un cactus. Andiamo. Forza, tutti con coraggio. Qualsiasi cosa sia questo tesoro, lo divideremo da veri supereroi. Fermi tutti, ok? Giusto. Allora, prima di tutto saliamo uno alla volta, che le liane sono molto pericolose, ok? Si inciampa. Bravi, abbiamo dei precedenti noi con questo genere di scale. Eccolo, sapevo, fermo! Scendi! No, scendi! Ma porca miseria, ma non impariamo mai! Aiuto! Ma perché succede sempre così? È colpa di bimbo povero, è colpa. Perché io glielo dico sempre, bimbo povero. Perché fai così? Ci blocchiamo sulle liane. Scusa. Oh, grazie, sono riuscito a saltare. Qualcuno mi ha dato una pedata nel sedere. Grazie, Mario. Vieni. Di niente, però tu... sono ricaduto io. Ce la puoi fare, aspetta che do una botta a bimbo povero bidone. Sono stato io. Sì, che sei stato tu. Sei sempre tu quando succedono queste cose. L'estofante. Bimbo bonzo, eccolo là, ok. Ok, ora stavamo dicendo come ci divideremo questo tesoro ricchissimo. Dunque, vi dico io la mia opinione. Quattro parti uguali. No, secondo me questa opinione no. Perché non è, magari. Che ne sai, metti che è un diamante, come cavolo lo dividiamo in quattro parti uguali? Io poi aiutati a salire, merito di più. No, non iniziamo così. Allora, se dovesse essere un oggetto che non si può dividere, lo doneremo ai bambini poveri. Ok, sto scherzando, ma va che non è vero. Bimbo Bonzo stava per mettersi a piangere, come l'ho detto. No, non è sì, vero. Sì, ma vediamo prima che cos'è. Sì. Allora, ci sono quattro buste. Quattro buste di tesoro. Fermi, sì, una testa. Allora, c'è anche un biglietto. Leggo il biglietto di Barba Crespa, Dunque, okay. Dice. Vai. Che bravi, complimenti. Mi ero dimenticato la voce piratesca. Ce l'avete fatta. Sapevo che per dei ragazzini in gamba come voi la mia caccia al tesoro sarebbe stata una passeggiata. Aspetta un attimo. Come fa a sapere che siamo dei ragazzini? Ma lei ci spia. E poi perché un pirata vorrebbe che noi trovassimo il suo tesoro? Vi siete meritati la caccia al tesoro, il vostro tesoro. Da spendere in dolci e gelati nel bar dell'hotel. Davvero? Che bello! So che siete in quattro, ma in ogni caso bimbo povero dovrà trovarsi un albero sotto cui dormire. Beh sì, effettivamente. Sono felice che vi siete divertiti. Ma se non vi mettete a studiare, dai pesce cani vi farò divorare. Divertitevi. Pirata Barba Crespa, papà di Spina. Papà? Ma tuo papà è un pirata o ci ha preso in giro tutti? Una di queste due? Non lo so quale, spero la prima. Ma ci ha dato i gettonini per mangiare i gelati. Vabbè, ognuno si prenda. Prendete ognuno una busta, mi raccomando, è pieno di coins, effettivamente. Dato un fiore. Dei soldi. Ma ti dico la verità, mi aspettavo un tesoro un po' più piratesco, no? Però sono contento anche così, effettivamente. Ma possiamo mettere i gelati, i panini, i succhi di frutta, andiamo. Le craft cole. Ma se aprissi la botola adesso? No. Non cade perché... È un bidone, non ci sta. Allora adesso piano, non rifacciamo lo stesso errore. Ok, scendi. Ora scende bimbo bonzo, prego. Ok, vado piano. Ora bimbo in spina. Prego, che poi dovrei sempre usare i nomi da supereroi, però. Io me li sono scordati. Tu sei Rubonud, mentre io sono Ruggito. E poi abbiamo... Temporina! Brava, esatto. E infine, bidone. No, come ti chiamavi tu? Bidone mi piace di più. No, sei poveri Nick, me lo sono ricordato. Poveri Nick, bidone non va bene. Però bidone ci sta considerando il costume. È certo che ci sta. Vieni, ma adesso non dobbiamo farci vedere così, dobbiamo ritrasformarci. Dobbiamo tornare nella nostra base. Hai ragione, andiamo tutti nella nostra base. Poi non ve l'ho ancora detto, ma io per stasera ho in mente un piano sculento. Vuol dire una roba bellissima. E i gettoni che abbiamo trovato ci aiuteranno a metterlo in pratica. Buongiorno signorina, molto bellina bambina. Andiamo, smettila. Scusami, andiamo. Mi sono scordato la base. È di qua, dove c'è la scimmia, deve ricordare la nostra scimmia. Sì, la scimmia. Questo bambino mi sta antipatico, gli rompo di nuovo le conchiglie, brutto lurido, dammi queste conchiglie. Lascialo fare. Salve signor Creeper. Buongiorno.
buongiorno signor Creeper, lei è simpatico. Invece noi andiamo alla nostra base segreta, non dica a nessuno. Forza! Ma che avete il potere dell'invisibilità? Che quando andate sott'acqua non riesco più a vedere. Dove siete? Amici? L'ipernuoto. L'ipernuoto? Eccoti, ti vedo, ti è fallito l'ipernuoto. Anche Bimbo Bonzo. Ma guarda, Bimbo Povero invece ce l'ha migliorata. No, lui va a fondo perché è pesante. Non posso farci nulla. In ogni caso, il piano per stasera consiste nell'andare a fare un meraviglioso campeggio. Piano anche qui, che ci sono le scale. Ecco, l'avete fatto di una nuovo. Una alla volta. Okay. Una alla volta, Ok, allora ora, ognuno in un angolo. E questo ci cambiamo, ok? Non guardatemi. Non guardate, bravi così. Ok, trasformazione. Ok, siamo tornati nel nostro aspetto normale. Ora mi raccomando, quando siamo normali nessuno parli dei nostri superpoteri, nessuno pronunci i nostri supernomi, né faccia allusione. Non avete chiuso la porta? Ma sì, ma chi vuoi che guarda, scusa, la scimmia? Non l'ho visto. Ma che, andiamo, uscite. Vi siete bloccati. Bimbo Lion, aiuto. Ok, Bimbo Lion, dimmi. Io vorrei una stanza mia. Senti, vuoi un po' troppe cose, scusa. Sei venuto qui in una scatola. Adesso vuole una stanza sua. Non lo so. Sì, non voglio dormire fuori. Effettivamente fa un po' penerezza. Però papà ha detto che si deve trovare un albero. Penerezza. Venite fuori. Credo di aver preso una malattia tropicale, perché non so più ben parlare. Ho detto penerezza al posto di pena o tenerezza. Comunque hai fatto la grasi. È una cosa che ho studiato a scuola di mio cugino. Ma che cavolo? Ma si inventa lontano. Le cose questo matto. Cos'è che ho fatto la cresta? Vuoi fare a botte, Bimbo Bonzo? Prendetela! Dammi, ho la spada a polla, sapete? Andiamo. L'hai portata? È certo che l'ho portata. Andiamo, forza, facciamo una casa per Bimbo. Chi è che sei tu? Ah sì, Bimbo Crasi. Andiamo. Per esempio, questo muro sembra perfetto per nascondere la base segreta di un povero come te. Di quanto spazio hai bisogno tu? Più o meno? Due cubi. Due cubi ti bastano? Ok, perfetto. Sì, sì. Allora, Bimbo Bonzo, io ho portato piccone. Tu hai portato pala piccone? Bravo, Bimbo Bonzo. Perfetto. Allora, io direi, facciamo una cosa non troppo grande. Scusate per la picconata, scusa, abbi pazienza. Facciamo così un pochino. Tu scava con la pala, che io quella non ce l'ho. Aia, porca miseria però, Ancora? Questo è perché non siamo mai andati a lezioni di scavaggio. Giusto. Sì. No, basta così, è troppo grande secondo me così. Io speri, chiudo. Dentro. No, aspetta, lascia fare. Aspetta. Sì. Richiudi lì, aspetta che togliamo ancora qualcosina da qui, giusto per dargli quello spazio, no? Un po' più confortevole. Vai, Bimbo Bonzo, togli anche questa sabbietta qui. Perfetto. Ti va bene anche il misto materiale? Cioè, sì, è bello, il mio gusto preferito. Ok, perfetto. Aspetta, do io il tocco femminile. Il tocco femminile? Perfetto. Ce l'hai una tiki torch? Questa, rubiamo quella. Vai, più grande. Va bene, mettila dentro, al posto della torcia. Vai, dentro lì, ospitatela. Qui, sì, non entra. Sta. Aspetta, facciamo. Fammi un buchetto. Sì. Io lo volevo fare io. Perfetto. Oh. Fantastico, direi fantastico. Ok, aspetta, allora adesso io ti faccio l'entrata segreta, perché nessuno deve sapere che questo è il tuo giaciglio, altrimenti ci cacciano dal rifugio. Queste sono tecniche, me le ha insegnate mio papà. Diceva che da bambino si nascondeva un botto, gli piacevano fare queste cose qua. Vediamo un po', un quadro che non desti sospetto, tipo le nuvole, questo. Le nuvole. Bello questo, sì, sembra un albero. Sì, al contrario. Sì, veramente è un dirupo con un maiale. È vero, ignoranti. Guardi, tu puoi entrare qua dentro. Vedi? Dove siete? Vieni qui. Di qui. Penetra nel dipinto. Bravo, hai visto? Ti piace? Sì, molto. Nessuno sospetterà che tu vivi qua dentro. Questo è il passaggio segreto che porta alla tua casa. Tanto sotto la nostra casa. Sì, puoi decorarlo, puoi fare ma quello che vuoi. Ma ci vuole un lettino. Beh, ora non esageriamo. Un asciugamano, dai. Magari un asciugamano. Ok, aspetta, ci penso aspetta. Io. Ecco, vuole rubarlo. Era quello che volevo fare io. Ma la bambina. Viva Spina! Ma quanti ne stai? Basta! E il Bimbo Povero è lungo, aspetta. Ma non è vero! Ma non è corto, è alto così! Prova! Vediamo un po'. Che comodità! È perfetto! Meglio delle vostre! Grazie! Vabbè, non esageriamo. Guarda, dire così, sennò te la esplodo. Ora dobbiamo iniziare a imbarcarci per il campeggio serale. Siete pronti tutti a farlo? Pronti più o meno. Non avete paura? Si fa?
E beh, bisogna andare lontano, fuori dal giardino lì e campeggiare nel bosco, ok? Che sono quelle? Cosa? Okay. Ananas. Quelle. No, coconut. No, quelli sono cocchi. Sì, coconut si chiamano. Andiamo, venite, ci mettiamo in marcia, arriveremo giusto giusto nel pomeriggio, quando inizia a brontolarmi il pancino. Ci accamperemo nel bosco e lì, mamma mia, le bighissime mangiate ci facciamo. Stavolta non ci sono neanche i genitori di Bimbo Povero che si mangiavano tutta l'anguria. Manca poco, siamo per arrivare. Venite così, ancora qualche passo. Secondo me... Stanissimo. No, no, state tranquilli. Siamo arrivati, ci fermiamo qui? Che dite? Qui? Sì, sì, qui. Va bene, no, non siamo troppo lontani. Però abbiamo un po', anzi, un po' più avanti, tipo qui. È pieno di erbacce. Qui, qui, guarda, qui. Ok, qui, perfetto, perfetto, ok. Allora, ora vi spiego le regole per fare, scusa, un buonissimo campeggio. Prima di tutto serve un campfire, che questa volta ho imparato a usare. Cos'è? Me lo sono fatto spiegare. È un fuoco da campo, me l'ha spiegato mio papà. Ha detto che lui da bambino ha un sacco di campeggi. Ora, nel camp... Fermi. Scusa. Mettiamo il carbone, ok? Così. Poi, oh, è partito! Allestiamo il grill, vedete? E qua sopra si grillano le cose. Per esempio, io ho portato... Come gli ananas. Esatto. Che schifo, le ananas grigliate, no. Sono allora, buone! Editi, metto la carne, ok? Così. Ne mettiamo tanta, va bene? Ok? Sì. Vedi come sta... Fermi, non dovete prenderla. Finché non è cotta dovete aspettare. Dovete solo non usare finché non è pronta. Ve lo dico io quando è pronta, bisogna aspettare. Da quant'è che non mangi, Bimbo Povero? Tantissimo. Tipo, tipo da 5 secondi, immagino. Cosa? Io mangio tante ananas. Oh mio Dio. Vabbè, ma le ananas non ti saziano, eh? Questa carne è molto più succulenta, secondo me. Vedrai, vedrai. Avrai il pancino pieno per sempre, ok? È pronta? Famissima. Prego. Prendete uno a lui. Possiamo? Sì, sì, prego, prego. Togliete pure dal fuoco da campo, se volete. Tieni Bimba Spina, ok? E ne metto a cucinare ancora, Ecco qua. Mettiamone ancora, che abbiamo ancora carbone. Ah, che bella giornata. Sono proprio contento di essere venuto qui nel villaggio turistico. Sì. Sì, sì, e poi insieme a voi, da solo mi sarei annoiato un sacco. Ma con voi è tutta un'altra cosa stare qui. Lion. Che c'è? Lion, l'hai viste? Hai ancora fame? Guarda, ti do no, una banana. No, Lion, Lion. La carne l'ho finita. Tirati, Lion. Ma che cosa? Mi vuoi rubare la carne? Tirati. Aia! Non picchiare. Adesso. Oh mio Dio. Che abbiamo fatto di male? Non lo so, ma non ne ho mai viste così tante insieme. Sono una, due, tre... 5, 20. Non so contare tanto bene, però sono più di 5. Sono un botto, ce n'è una grossa. Bellissimo. Sentite, forse vogliono una banana. Io ne ho un paio. Se dite, magari se mi avvicino gli propongo la banana, ci lasciano stare. Forse abbiamo invaso il loro nido. Sì, prova. Okay, vado, le mie bonze sono qui. Ok, ok, sì, 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 sì. Ecco qua, carine, una banana. Oh, ok, forse non troppo. Forse una banana non era abbastanza. Provo a dargliene un paio di più. Ecco, prendetevi. Aia! Occhio! Ragazzi! Ah, se ti do una mano! Tenete! Fermi, ragazzi. Queste qua picchiano come dei bruti. Altro che bullo, squalo. Queste ma sono... Ma perché vanno così? Che vogliono? Non lo so. Veniamo in pace. Ragazzi! Ragazzi! Che scappiamo! Rispondiamo che ci stanno... al fuoco! No, sono troppe! Sono più di noi e ci stanno venendo incontro, ragazzi! Giriamoci e corriamo! Corriamo di qua! Venite! Correte da questa parte! Seguitemi! Dobbiamo seminarle! Ma il campeggio! Lancia banane! Corri, Bimbo Bozzo! Corri e lancia tutte le banane che hai! Raccolgo le banane che c'ho fame! No, buttale! Vogliono quelle! Buttale via e scappa! Ok, sì, le scime le abbiamo seminate, però... Ragazzi, secondo me... dove siamo? Mi sa che stiamo andando nella direzione sbagliata, perché qua non c'è niente. Dov'è l'hotel? Ci siamo persi. Ci siamo persi, ragazzi. Non lo so dov'è l'hotel. C'è una caverna qui. Che andiamo? Dite? Secondo me sì. Siamo dormiti ma qua, sono pericolose le caverne. Però non riparo. Almeno è un riparo, infatti. Non sappiamo come tornare all'hotel. Cosa dobbiamo fare? Oh mio Dio, lo sapevo che non dovevamo andare a fare il campeggio. Adesso ci siamo persi. E chi verrà a prenderci? Non ho neanche il craftofone, non posso chiamare papà. Nemmeno io. Bimbo Bonzo, hai il bicchiere? Ho di meglio stavolta. Che un bicchiere? Non è un bicchiere. E che cos'è? È un secchio satellitare. Ok, proviamo. Che dici? Secondo te può contattare l'hotel? Sì. Secondo me, sai che io penso che non ce la farai, però... Ci provo, ok? Prova. Ok, allora ci provo.
Pronto, pronto, SOS! Gruppo di bimbi dispersi! Siamo scappati da scimmie, numero scimmie più di 5! E siamo perduti nel forestame! SOS! Qualcuno all'ascolto?